Senatrice Buono, per quanto riguarda la situazione politica in Calabria per le prossime regionali, questa grande confusione a sinistra, come la interpreta e quale suggerimento avrebbe da dare? Beh, il suggerimento che ho da dare è di fare politica, perché la politica non può essere relegata ad una scelta di nomi, soprattutto quando è una politica regionale che deve interessare il territorio, quindi una politica consapevole, una politica che abbia il coraggio di confrontarsi con la gente del territorio per affrontare e dare risposte alle varie istanze, che non sono poche, ma anche e soprattutto per promuovere la Calabria. Io per adesso ho visto solo una sfilza di nomi e ribadisco che la politica è capacità, non bisogna essere bravi o esperti in un determinato settore, per quello ci siamo dei tecnici, bisogna avere la capacità politica prima che la competenza. Secondo lei la sinistra riesce a trovare una quadra per una sorta di unità, di unitarietà, di coesione? Guardi, mi sembra tardi per trovare una quadra, anche perché una coalizione improvvisata non dà mai i risultati giusti. Soprattutto, lo ribadisco, quando non viene tenuto in debito conto il valore della politica.